Amicette e amicetti, oggi vedete solo le mie mani perché il protagonista di questo mini video tutorial saranno gli stencil shifter o gli shifter stencil, come lo vogliamo chiamare, e qualcuno ha distrutto qualcosa. Allora, io sono riprovevolmente colpevole, perché pensavo di averne di più, invece devo averne messi tipo 500 dentro il carrello ogni volta, ma o non c'erano o poi dopo dovevo scartarli perché non avevo soldi, ma alla fine dei conti ho soltanto un tipo di shifter, cioè questo con i pallini, incredibile, sono veramente... vabbè. Comunque volevo mostrarveli di più per farvi vedere com'è che funzionano in realtà, perché io non so se tutti voi li conoscete e potete apprezzare la bellezza di questi stencil. Io ne ho tanti di stencil di Molz, questi, ho visto questo che volevo volare via, qua c'è i piccolini, ce n'ho altri ancora incartati che ho presi, ma di shifter che era quello che volevo mostrarvi ne ho solo uno. Con questo ho realizzato questa tag qui, appunto volevo farvi vedere come ho fatto a realizzare questa serie di pallini messi uno accanto all'altro, uno con di... non si sa, dice, come fai a fare così precisi, è la bellezza di questi stencil. Allora, adesso non so se si vede, ma Tim li fa vedere bene nei suoi video. Però appunto, per chi non capisce bene l'americano, questi sono gli shifter, che vuol dire che si spostano, tu puoi comporre il tuo disegno spostando, facendoli appunto shiftare o spostare a destra, a sinistra, su o giù per comporre il disegno. Allora, io non ho fatto qui come da scuola di Tim e non l'ho evidenziati, ma adesso lo farò in diretta con voi. Se vedete, ecco un po' si vedo, vedete ci sono altri disegni, altri pallini tali e quali a quelli che sono già i buchi, e questi servono, appunto questi qua servono a fare da guida per la composizione del disegno. Allora, cosa dice Tim? Tim dice di prepararli questi stencil in modo da rendere più evidenti questi disegni. Allora, bisogna prendere un archival, sporcarlo, farsi diventare le dita nere e poi ripulirlo. Con una certa celerità per non macchiarlo del tutto. Prima si asporta il di più e poi si ripulisce. Teoricamente nei segmenti in cui sono state ritagliate le porzioni non bucate, quindi quei pallini che non si vedevano, dovrebbe depositarsi un po' dell'archival, un po' del nero. Uno lo può anche evidenziare, che ne so, con qualcos'altro, però io ho capito che da istruzioni che andava fatto così, senza distruggere niente, possibilmente ripuliamo. Naturalmente questo è per darvi una semplificarvi la vita in modo da rendere i disegni più evidenti, altrimenti potete fare come ho fatto io prima e tenerli così come sono. Ma ok, io lo so adesso. Così da lontano, oh cavolo, forse da vicino sono leggermente più evidenti, ma da lontano non si vede niente.
Va bene, e noi andiamo avanti lo stesso, non ci importa. Allora muoviamo un po', ecco, vediamo che si veda. Allora, io mi sono già preparata i miei 4 colori, che saranno diversi da quelli della tag, così almeno non sono sempre gli stessi. In primis mi fermo la tag sotto. Ci vorrebbe una delle carte adesive di Tim, ma non ce l'ho. Ecco qui. Cerchiamo di rimanere nell'inquadratura. Almeno questo sta un po' fermo, perché questa volta, contrariamente a quante sono le regole degli stencil, lo stencil non va fermato, almeno all'inizio. Allora, io direi di partire con i verdi, il verde. Allora, mi posiziono lo stencil sopra la card. Io ve lo fermo un pochino, ma in modo da poterlo rimuovere facilmente. È più o meno dritto? Sì, più o meno. Vado con il mio primo colore e prendo un Mauve Love, che non riuscirò mai a pronunciare, e vado a passarlo. Un bel colore. Naturalmente io sto usando una carta color craft, quindi risulteranno molto più attenuati. Ok, l'ho passato tutto. Dici, perché lo chiudi? Perché questo colore verrà usato una volta sola. Allora, senza fare danni, prendo una parte asciutta della mia carta e rimuovo l'eccesso che sta sopra lo stencil. Tanto al distress sotto non succede nulla, e lo rimuovo. Tada, pallini. Allora continuo il mio disegno. Questo è come ce l'avevamo, usando i pallini, quelli segnati ma non bucati, come riferimento. Li vado a posizionare sopra i pallini invece che ho fatto prima con il colore nel primo verde. Combacio bene. Il fatto di aver scurito i bordi aiuta, ecco, a posizionarlo, anche se devo dire che anche se non si fa, va bene lo stesso. Fermo il mio stencil e direi che vado con l'altro mio verde. Questa volta un Crushed Olive. Eccolo. Ci passo varie volte in modo da creare un effetto coprente. Questo sembra un colore che scompare un po' con il craft, però vediamo una volta finito che succede. Insisto un po' qua dove c'è lo scalino, come quell'altro, tolgo l'eccesso. Ma dallo stencil, non dalla carta, perché l'ho formato la carta è andata. Olè. Lo sposto e vediamo. Opla! La prima combinazione è fatta. Ok. Vi piace questa densità di copertura di pallini? Ok, va bene. Io però voglio di più. Voglio fare altri due passaggi, coprire anche questi spazi che abbiamo qua vuoti. Sempre posizioniamo il nostro stencil sopra.
questo è il nostro primo verde. Lo vogliamo fare accanto? Vogliamo fare prima quello accanto? Ecco, questo è il primo verde. Lo facciamo shiftare o lo facciamo scivolare verso sinistra. Ok, qui i punti di riferimento in genere non sono molti, però in trasparenza riesco a, diciamo, a prendere bene la guida tra un pallino e l'altro di quelli che ho fatto prima. Vediamo un po', dovrebbe essere più o meno allineato. Una volta che siamo sicuri, spostiamo lo stencil perché non siamo contenti e lo rifissiamo. Eccolo qua. Andiamo adesso, qui ci sta un pallino scuro, io andrei con uno chiaro. Per questo prendo il Pipette Raspberry. Lo tengo sempre un po' fermo e vado, c'è il Pipette Raspberry, è esploso su questo stencil. Il pigmento di questo colore è notevole. Lo ripasso bene, anche qui c'è uno scalino. E li chiudo. Poi se prendo un altro pezzo di carta forse è meglio, perché quell'altro è saturo di colore. Vedete come si riempono i solchi dei pallini di riferimento. Ok, adesso io l'ho pulito, però probabilmente dovrò ripassarci. Ecco qua, qui non l'ho fatto bene. Allora, come va qui il disegno? Mi sembra che ha riempito gli spazi giusti, per cui non devo riposizionarlo per questo colore. Ci manca il quarto, il Wilted Violet. Allora, come prima, questa è la linea che ho fatto prima. Adesso devo andare a riempire l'altra, che sarà la riga, appunto lo spazio accanto a questo colore qua, che era il Crushed Olive. Quindi mi posiziono sopra i pallini già colorati e lo sposto a sinistra. Eccolo qua. Sempre prendendo le misure, ma avendo i buchi, essendo un disegno regolare, questo pattern uscirà fuori tranquillamente senza problemi. Giusto un pochino di attenzione, sempre cerchiamo di non spostare, come faccio sempre io, lo stencil. Ancora qua, lo fissi. Io prima avevo detto che non andava fissato questo, ma nel senso che, cioè, non è che lo devi incirottare a destra e a sinistra, perché altrimenti dopo fai una fatica per smontarlo tutte queste volte. Allora, prendiamo il nostro ultimo colore. Vedete, questo spostando a destra e a sinistra poi ti crei il pattern a pallini. Poi ce ne sono anche altre a strisce, altre cose che io a rombi, quello a rombi non sono riuscita mai a trovarlo. Adesso quest'anno sono usciti quelli a ventaglio, che io adoro, e spero di riuscire a prenderlo. Ma andiamo con il nostro ultimo colore, spettacolare anche questo. Andiamo, portiamocelo un po' giù per non sprecarlo. Speriamo di non sbavarlo. L'ho fatto con rosa, capisco poi come ho fatto. Ecco qua. Addirittura questo era talmente impregnato, talmente carico, che mi si è un po' rovinata la carta, forse mi è bastata una tamponata sola. Ok, scarico un pochino.
E voilà, il gioco è fatto. Eccolo qui, la nostra composizione. Lo shifter stencil serve proprio a creare questo pattern. Invece di creare un pattern con già pieno su uno stencil di questo tipo, non si potrebbe fare la composizione così. Ma no, questo giallo qua scompare proprio con queste luci. Ecco, se uno lo gira così si vede. Con uno stencil di questo tipo non si potrebbe fare, perché cioè, si vuole un mago, un genio del male, come dico io, per riuscire a separare i colori. Ma anche con un po' più semplice tipo questo è molto impegnativo fare una divisione di colori. Invece questi tipi di stencil sono stati creati apposta per fare questo gioco di colori. Io lo trovo veramente carino, mi piace quando si può utilizzare un presidio o un tool, come vuol dire in inglese, in questo modo. Quindi cioè, sviluppa di più la tua creatività per me. Va bene, bando alle ciance, il video è già stato abbastanza lungo, speravo di farvi vedere qualche altro tipo di stencil, ma spero di farvelo vedere in seguito. Quindi vi mando un ciao ciaoone da me e dal Ciaco Fuffo, un bacione, iscrivetevi al canale, lo sto mettendo anche su YouTube, vabbè, fate quello che volete, se volete iscrivetevi al mio canale, seguitemi su YouTube, su Facebook, su Instagram, su come vi pare, o semplicemente mettetevi piace a questo video e ci vediamo alla prossima, ciao ciao!